dire, con un altro allenatore forse saremmo andati ai playoff, forse non è così. Però io faccio scusa, Simone, te lo motivo e poi magari mi commenti anche il motivo. Allora, noi avevamo a torto o a ragione Francesco Giorgini nel panorama di Serie C è considerato uno dei migliori allenatori. Poi tanti possono dire di no, tanti possono dire di sì, però sul panorama nazionale questo è quello che si pensa del mister. Quindi noi venivamo da quello che poteva essere in quel momento quasi il massimo della categoria. Quindi prendere e l'aveva fatto male, perché comunque sia se rassegna le dimissioni vuol dire che le cose non vanno. E c'erano anche dei problemi. Quindi si è deciso, quando Francesco ha detto che non voleva proseguire, scegliere o un altro allenatore, ma trovarlo un altro con un curriculum, uno score simile o migliore, perché poi bisogna sempre migliorarsi se si prende quel tipo, era molto difficile e comunque non dava le garanzie, perché in questo tipo di ambiente, di spogliatoio e quant'altro, e di risultati e anche motivazioni particolari, perché la prima partita del nuovo mister è stata col Gallipoli, non è stata con l'ultima della classe. Si è scelto completamente il contrario, cioè un nuovo allenatore nuovo, senza esperienze da primo allenatore, che potesse dare quel qualcosa in più che forse un allenatore navigato non poteva dare. Non è stata una scelta risparmio. Sicuro che. Ma una scelta risparmio che significa? Perché si è risparmiato 1000 euro o 10.000 euro? Cioè che quando si fa. Ma scusate, ma ingaggi come Riganò, ingaggi come Rigoni, ingaggi come Tozzi Borsò, ingaggi come tanti altri giocatori, ma non sono mica noccioline. Quando a fine bilancio si mettono 100, mettere 101, 110. Non ti sposta di tanto. Questa è stata una delle tue un'analisi forse la convinzione scusa, che in anche un'altra trasmissione ho contestato il discorso, che tanto è vero che tutti i commenti sono che Baldassarre ha fatto il possibile, ha fatto il suo dovere, di più non gli si poteva chiedere qua e là. Cioè, quando io dico proprio è il messaggio che tu mandi alla squadra, che in un momento di difficoltà come quello prendi, che ne so, uno di grido o un sergente di ferro, uno come Fuguerini il primo anno di B, faccio questo paragone, per carità, un grandissimo somaro, lo ribadirò tutta la vita, questo qui riviene fuori l'opinionista dei Bedendi, cresciuto da Mingiarelli, adesso molto più sobrio, diciamo, però ecco, insomma, no, allora tu dai un messaggio alla città e alla squadra della serie, adesso arriva questo, o rigate dritti o so cavolai, oppure si riprende, una soluzione interna, vediamo, rimbocchiamoci le mani ragazzi, vediamo quello che riusciamo a fare. Coscienza che ormai il campionato è preso. Scusate, ma scusate, allora secondo me ti posso fare io Enrico una domanda a te. Allora, io ho visto la scorsa volta le pagelle, no? Non le voglio commentare. In fine anno. Allora, però mi permetto di fare una cosa. Io quelle finali globali. Fine anno. Allora, mi permetto di fare un'analisi. Una persona che non ha visto la Ternana, che non è di Terni, che accende la tua questa emittente nella scorsa trasmissione, è vero, 8, 7 e mezzo, 7, 6 e mezzo, 6 con due insufficienze se non ricordo male, una 5 e mezzo Bizzarri perché ha sbagliato il derby e l'altro Morello 5. Allora, una persona dice ho taciuto Fedeli e Pedotti per carità di pace, ma quello che ho visto e mi ricordo è stato sembra uno avere, vabbè, però caspita, questo vuol dire che la squadra è andata bene, tutte più che sufficienti, ha raggiunto l'obiettivo iniziale. Allora, invece ci siamo salvati, quando sono cattivo quando vabbè chiudiamo sta stagione. Che sei stato troppo cattivo verso la società. No, assolutamente la società, ma io avrei messo anche uno, anche 0,5, perché comunque sì, è sempre la società che alla fine vigila. Ma la delusione. Allora io ti faccio una domanda: in percentuale tra società, fattori esterni che sono arbitraggi, infortuni, eccetera, e squadra, qual è la percentuale del fallimento che tu dai? Non dare voce, cioè ti do le mie. Allora, guardi, io la divido in quattro voci che sono società, squadra, allenatore e eventi esterni, chiamiamoli, bene, infortuni, eccetera. Io do un 20% arbitri e infortuni, no, perché secondo me quando sono fatti Master Tor del Grosso insieme lì è stato grave. Ho capito, benissimo. L'allenatore gli do un altro 20 tranquillamente. Parliamo di chi? Di Giorgini o di Baldassarre? Tutti e due, chi per un verso, chi per un altro. Insomma, che beh, Baldassarre è andato meglio di Giorgini, però non ha vinto manco una volta in trasferta, insomma, voglio dire, insomma, sono numeri. Però, che manca un 60% e io do 30 alla squadra e 30 alla società. Ma anzi, facciamo 40-20. 40 società, 20 squadre. Perfetto, allora se non mi ricordo male, il voto dell'allenatore è stato 5 e mezzo
5 Giorgini, allora, dallo spiegare, ma non è una critica, ma non è una critica, perché devi no beh, dopo ti spiego anche. Però allora, quando si è allora, personalmente la società 0-5 dovrà sopportare su. La società 0-5, tutti gli altri due io avrei dato personalmente, perché in campo non ci scende la società, sì, allora. Quindi tu hai fatto un'analisi diversa. Allora io, per tornare al discorso, al discorso degli allenatori, il problema, visto la parte della società, non era tanto l'allenatore, lo staff e quant'altro, era un problema diverso di giocatori, perché comunque di gruppo, non di giocatori, di gruppo, perché una squadra che perde 10, 11, 12 punti tra l'87esimo e il 93esimo. Beh, certo. 80 e 93esimo, che cosa significa? Vabbè, cioè, è l'allenatore, può darsi, dici, potevi mettere un difensore anziché un attaccante una volta, due volte, tre volte, cinque volte. 5 secondi, chi sarà il direttore sportivo della prossima stagione? Ma Enrico Priotti. A proposito, Gigi, ma la domanda è velocissima. Volevo solo sapere se farà ancora le radiocronache su Ternana Web e Enrico Priotti. Ma io non faccio. Allora, premesso che noi abbiamo iniziato questo esperimento, durava fino al 30 giugno per 3.000 motivi che le altre emittenti non potevano trasmettere. Non è detto che il 1 luglio riparta ancora questo, perché noi lì siamo in affitto. Siamo in affitto su un emittente che non è della Ternana Calcio, quindi ripeto, siccome rientra in una programmazione di prima squadra che sarà programmata alla fine, perché non è la cosa più importante del, no, io lo so, se era in voce questo, no, adesso al di là del fatto, non so, lui c'ha tanti amici, ogni tanto saluta un sacco di amici, che dice che ha fatto un casino. Gigi basta, sua, anche se Barici, buonasera. Basta, noi cari amici telespettatori, speriamo di avervi fatto cosa gradita con questo, come si dice, puntatone cocomero, no? Posso dire che non ci ho capito niente io. Bravo. Dai, ma tu dici, anche l'altra volta hai detto la stessa cosa, dai. Ma io, si mette le mani avanti, no. Dice, no, non ho capito. Allora, questa è l'ultima puntata di questa stagione, ci rivediamo, se ci confermano, a settembre, se no ci sarà qualcun altro. Beatrice c'è, perché lei è confermatissima e ce la invidiano, provano a fregarcela. Io adesso da domani comincio la dieta, promesso a mia moglie, non a te chiaramente. Io, giusto, se mi rinchiudono, tipo, la clinica, quella svizzera dei Fantozzi. Bene, siamo ai saluti, ai ringraziamenti. Certo. Io ringrazio te, Gigi, tutti i tecnici, in particolare Davide e Marco, che ci hanno sopportato, soprattutto con molta pazienza. Sicuramente la comunità incontro e tutta Teleumbria Viva, tutta. Tutti gli ospiti. Ringrazio, tutti gli ospiti che ci sono venuti a trovare. Stasera c'è una bella rappresentanza. Tutti quelli che non ci sono stasera, che sono venuti durante l'anno, grazie, perché fondamentalmente noi la trasmissione la facciamo insieme a voi. Io ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno seguito, qualcuno annoiato, qualcuno un po' più interessato. Solo uno annoiato. Purtroppo questo non mi va giù. Perché gli altri non lo dicono forse. Perché gli altri non hanno quelle idee. Qualcuno immalinconito, qualcuno triste. È una battuta, perché poi penso che sia un frequentato, no. Bene, Beatrice, fai i tuoi saluti, abbiamo chiuso. Grazie Enrico. Grazie mille. Ci vediamo a settembre noi ormai. Ciao. Il campionato comincia il 23 agosto. Vabbè, agosto ci vediamo.